Computer Station, mappa numero 7 di Doom 1, 4 segreti, 150 nemici e un pessimo inizio, a quanto pare. Grazie. Allora, sono subito corso via perché volevo evitare di essere dilaniato da questa schiera di nemici. Tu vai via, non ti voglio. Cominciamo a sparare agli imp. Spariamo lo shotgunner così ci recuperiamo le munizioni. Anche a te e anche a voi. Sono più quelli che si ammazzano tra di loro che quelli che mi fanno danno. Aspetta. Sì. Allora, come potrete notare, c'è già lì una mega sphere, quindi... cioè, capite che è già un segreto. Ma faremo tutto in ordine, tutto in ordine. Questa mappa è ancora un po' labirintica per me, perché a volte mi confondo molto facilmente. Allora, occhio a loro. Madonna, c'è un ritrovo di shotgunner qui. Meglio stare attenti. Allora, ok. Saliamo qua... scusate. Ok, no. Torniamo qui indietro. Andiamo in questa zona qua sopra. No, oh, mi ha colpito, maledetto. Bravi, spara. Ah, no, vieni giù. Sparatevi tra di voi mentre io vengo su. Datemi le munizioni. Sì. E... ok. Prendiamo subito la scheda gialla. Ah, ma sono qua fuori, li sentivo troppo vicini. Niente, abbiamo la scheda gialla e dobbiamo andare di qui. Ehi, che mi fai scherzi? Vabbè, ti vengo poi a prendere. Ora, abbiamo svegliato tutti i nemici, molto male. Ma questa zona sarà molto utile, perché in questa zona c'è il nostro amico lanciarazzi. Ora, oh, ma si stanno ammazzando tra di loro. Fate tranquilli. Fate come se non ci fossi, mi raccomando. Mi semplificate il lavoro. Ok. Lì fuori poi ci andremo. Sarà un altro segreto. Vi prendo col lanciarazzi. Sì, molto bene. Allora, proseguiamo. Questa stanza sembra un gran casino, ma anzi è totalmente il contrario. Forse questo invece potrebbe essere un problema. Allora, sto evitando di andare a prendere subito i segreti perché voglio prima vedere un po' tutto, così da non perdermi niente. Ma tanto subito dopo questa stanza qui li andremo a prendere. Uccidiamo qui i pinchi. Volevo farlo. Scusa. Razzi, perfetto, molto bene. Prendiamo le munizioni, prendiamo le armature. E dobbiamo andare a prendere lì la minigun. Oh no! Bastardo, mi ha fatto esplodere. Ah sì? Guarda un po' qui. Allora, come stavo dicendo, dobbiamo andare a prendere la minigun e la sfera, la soul sphere. Quindi andremo subito. Facendo così. Non appena qui... porca puttana. Ok, niente, rifaccio. Allora, per prendere il segreto dobbiamo aspettare che questa si abbassi. Salire sopra questa pedana e lanciarci di sotto non appena si rialzerà. Ora, devo correre perché ho poca salute e mi serve... di qui. Segreto rilevato. Anche se è rivelato, però va bene. Poi, sempre qua sotto, corriamo nella direzione qui. C'è un'armatura che è molto utile. E corriamo dalla Soul Sphere. Ci aprirà questa porta qui. Noi adesso ritorniamo indietro perché devo andare a prendere la minigun, così da poter avere un'arma in più che mi serve. Ecco, perfetto. Quindi ci saltiamo dall'altra parte e prendiamo il terzo segreto. Quindi ne manca uno solo, ma che troveremo alla fine. Ma questo è qui. Scusami un attimo, pianti. Ok. C'è silenzio? C'è silenzio. Andiamo avanti. Non c'è silenzio, mi hai fregato, mi hai mentito. Sei un mentiroso. Dunque, in questa stanza adesso... uccidiamo quegli imp lì che sono dalla scheda blu, che non sono in realtà un grosso problema, anzi tutt'altro. Facciamo scendere qui la piattaforma, uccidiamo il pinky. Molto bene. Ma chi è che mi sta sparando?
Ah, sei là in alto? Vabbè, ma adesso arrivo, non ti preoccupare. Andiamo qui in alto, ci diamo un altro pinky. No, ma perché si abbassa? Allora, tecnicamente stiamo sparando ai nemici, anche se non si vede. Ho disabilitato il mouse look in Doom. Ora, occhio, perché si è aperta una stanza trappola. Non appena abbiamo preso la scheda. Ma che non ci fermerà mai. Anzi. Ora, torniamo indietro. Dalla scheda blu, ovviamente. Ho mozzato tutti lì, sì, perfetto. Ah no, scusate, dalla stanza della scheda rossa, non blu. Continuo a cannare i colori oggi. Sto solo controllando di non aver dimenticato nulla. Non sento rumori molesti. Dove cacchio era la porta rossa? Ok, allora, come potete vedere, qui in questo punto c'è una stanza che non possiamo aprire perché non lo faremo noi. Bensì, sarà una trappola, cioè, insomma, dai. Ora, prendiamo la scheda blu. Aspettiamo che quella porta sia aperta e prendiamo il nostro amico lanciarazzi. Vediamo se è rimasto qualcuno. Ah, sì, qualcuno è rimasto. Eravate più del previsto. Meglio. Ok, adesso, scheda blu. Dobbiamo tornare tutto indietro, come potete notare. Ah! E questi? Questi non me li ricordavo. Ammetto la mia ignoranza. No, apriti. Adesso arriverà la parte complicata che non mi ricordo mai. Mi confonde sempre tornare indietro. Apriamo questa porta che era l'ultimo segreto intanto, cosa che non avevo detto. E ci ritroveremo qui fuori, dove possiamo uccidere questi nemici che erano quelli che prima ci stavano sniperando da fuori, appunto. Uccidiamo finché possiamo. Ah, scusi, io ho il lanciarazzi, perché non posso usarlo? Allora, anche qua dietro. No, come hai fatto a resistere lo splash damage? Vabbè, ce l'ha fatta. Niente. Una volta che abbiamo fatto tutto questo, torniamo dentro. Tanto quei zombie men non ci fanno paura, anzi, tutt'altro. Ci rimangono 12 nemici. 1, 2. Non li conto perché ho paura di dimenticarmi qualcuno e so che se succederà sarò molto triste. Ok. Ora. Ah, mi hai sparato, adesso arrivo, non ti preoccupare. Ecco la stanzina dove mi stavano sparando dalla distanza. Ok. Premendo quel pulsante abbiamo aperto la porta finale. Dove cazzo sto andando? Ok, ecco qui. C'è ancora qualcuno? No, abbiamo finito anche questa. Massimo di tutto quanto, anche Central Processing, sono molto felice. E andiamo a terminare Computer Station. Central Processing era quella che ho fatto prima, rimbambito. E andiamo a finire questa mappa in 8 minuti e 27, ma col 100%, e sono soddisfatto. Ora ce ne rimarranno solamente due, e non vedo l'ora. Cioè, in realtà una, più la mappa segreta, che ho già fatto. Ma quella è un'altra storia. Non so nemmeno se l'ho già caricata. Ciao!